Sono molto felice di essere qui oggi in Lunigiana in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società, in quanto quest'area ad alta vocazione turistica certamente impreziosisce per culture e per tradizioni l'intero territorio gestito da Gaia. Noi vogliamo impegnarci e ci stiamo impegnando seriamente e concretamente qui, come in tutti i comuni gestiti dalla nostra società, nel sostenere la riqualificazione di tutte le località, anche montane, attraverso l'efficientamento delle nostre reti e dei nostri impianti per superare tutte le criticità esistenti. Ad esempio, siamo qui oggi, proprio presso l'impianto di depurazione di Pontremoli, che qualche mese fa è stato oggetto di una globale e totale ristrutturazione attraverso un investimento di circa 1.300.000 euro. Un investimento che aveva l'obiettivo raggiunto di migliorare e potenziare la capacità depurativa dell'impianto e di razionalizzare tutte le funzioni dell'intera struttura. Oggi però siamo qui nella veste delicata di formatori, in quanto noi riteniamo anche che il sostegno alle iniziative finalizzate all'educazione e alla sensibilizzazione dei ragazzi alla tutela ambientale non sia una funzione collaterale alla gestione del servizio idrico, ma piuttosto sia una parte integrante della nostra missione. Certamente in questa missione alleati attivi e validi sono state le amministrazioni, pertanto ringrazio oggi l'amministrazione di Pontremoli e l'amministrazione di Villafranca per aver partecipato a questa nostra iniziativa perché la loro presenza è fondamentale per la buona riuscita del progetto. Ringrazio la società Gaia per questa opportunità, per aver dato l'occasione quindi ai ragazzi delle scuole medie, di poter vedere con i loro occhi questo impianto, insomma, di nuova generazione che ospitiamo qui nel comune di Pontremoli, quindi che ha portato valore aggiunto ovviamente alla nostra città, al territorio, insomma, di tutta la Lunigiana per una questione ovviamente ambientale. Quindi mi fa molto piacere come assessore all'istruzione di poter quindi farlo conoscere ai nostri ragazzi, perché tanti di noi cittadini non conoscono la portata, insomma, di questo impianto, e quindi anche in un'ottica di Agenda 2030, di obiettivi, insomma, di questi goal così importanti a livello internazionale, anche Gaia contribuisce quindi per il raggiungimento di uno di questi. Quindi come amministratori e come scuola, quindi dobbiamo assolutamente prenderci l'onere e l'onore di poter quindi portare avanti anche noi solidalmente il raggiungimento di questi obiettivi, in modo tale che tutta la nostra società ne abbia un beneficio, quindi anche per le generazioni future, oltre che per il nostro vivere quotidiano. Quindi grazie a Gaia e speriamo di poter continuare una collaborazione di formazione per i nostri ragazzi.